Cine News 24, quest'oggi ospita il protagonista di uno dei film rivelazione di questi giorni. Stiamo parlando di Simone Riccioni, il film in questione Come saltano i pesci, diretto da Alessandro Valori. Ciao Simone. Ciao, grazie. Come ciao, stai? Ciao. Sto seduto in questo momento, sono stanchissimo, però sto bene, molto bene. Questi sono giorni particolari perché siete in giro con gli altri interpreti, sì, e con il regista per promuovere il film. Dove ti stai recando? Adesso mi sto recando a San Severino, stiamo tornando su da Napoli, che siamo stati a fare un'altra presentazione insieme a Mariano Di Martino, Alessandro Valori e Biagio Rizzo, e ora siamo nella volta delle Marche, poi andremo a Milano, Rimini, di nuovo Roma, quindi ci stiamo muovendo per questa prima settimana e mezzo. Cerchiamo di incontrare il più pubblico possibile per raccontare questa storia, questi retroscena che nessuno non ci vedono. Il film in questione è stato fortemente voluto da te, vero? Sì, è fortemente voluto da me perché è nato tutto da un sogno che ho raccontato al mio amico, nonché il regista Alessandro Valori. Insieme abbiamo ideato questo soggetto, poi abbiamo fatto scrivere sceneggiatura e alla fine è venuto fuori questo bel progetto che ieri ci ha regalato grandissime soddisfazioni con quel bellissimo articolo di Libero, e quindi siamo molto soddisfatti e molto contenti. Gli incassi forse non te li aspettavi, considerando la forte concorrenza? Guarda, sono sincero, non mi aspettavo di essere, diciamo, di mordere alle caviglie un bacio di Cotroneo, perché oggettivamente abbiamo la differenza di 100 sale in differenza, quindi noi siamo in 20, loro sono in 120, quindi riuscire a fare gli stessi numeri, perché ci scambiamo praticamente 200 biglietti, è una grandissima soddisfazione. Ora mi devi raccontare com'è nato questo progetto. Innanzitutto è nato dall'incontro con il regista. Sì, questo progetto è nato con l'incontro con questo regista, Alessandro Valori, che mi aveva preso in un suo film, che poi alla fine è più partito per varie vicende di produzione, ma da lì siamo diventati molto amici, perché lui di Macerata e di Corridoni, ci siamo trovati due marchigiani doc a Roma, e quindi questo volersi bene a livello di terra ci ha accomunato ancora di più, e insieme abbiamo deciso di ideare questa storia, di renderla, diciamo, pubblica al mondo, proprio nelle nostre Marche, perché facciamo vedere dei paesaggi straordinari che non conoscono ancora nessuno, da Amandola a Porto San Giorgio, dai monti meravigliosi fino al mare di Porto San Giorgio, e quindi diciamo che siamo molto contenti di questo prodotto. Simone, ora mi devi raccontare il tuo personaggio, descrivimelo. Allora, il mio personaggio, io sono Matteo, ho 20 anni e ho un grandissimo sogno, quello di diventare meccanico per la Ferrari. Mando mail su mail tutti i giorni, ma non arriva nessuna risposta. Fino a quando arriva una telefonata a casa che mi viene svelato un arcano, una bugia che mia attuale famiglia non mi aveva mai detto la sincera verità. E da lì partirà tutta quanta questa storia, questo possiamo chiamarlo anche road movie, un pochino alla ricerca della mia identità, dell'identità di chi è realmente Simone e di chi è realmente questa famiglia, perché è una famiglia apparentemente perfetta, però come tutte le famiglie, secondo me non siamo perfetti, ma ci sono degli scheletri nell'armadio, comunque delle omissioni che con niente possono venire fuori e creare dei grandissime spaccature a livello familiare. Simone, con Matteo hai qualcosa in comune? Guarda, io con Matteo ho in comune uno, che sono un grandissimo sognatore, perché io penso che se non sogni sicuramente non ti può riuscire, se sogni male che vada ti può capitare questo sogno, se invece non fai niente sicuro non capita. La seconda cosa è non arrendere mai, perché comunque questo personaggio, anche in un momento di sconforto, riesce a aggrapparsi a delle persone, in questo caso ad Angela o alla mia sorellina Giulia, o in minima parte anche a Breno Placido, Luca, l'altro nostro, diciamo, coetaneo nella storia, e quindi io mi rivedo in queste cose, sia come sognatore, sia come ragazzo che ascolta le altre persone, si fida ancora, anche se siamo in un periodo
nel mondo in cui fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, però ne vale la pena ancora secondo me. Simone, ora dobbiamo provare a convincere i nostri telespettatori che non hanno ancora avuto la possibilità di recarsi al cinema a visionare questo titolo. Quali possono essere, ecco, i punti grave di forza? Grave danno, e dobbiamo convincere questo film. Allora li convinciamo così: è un film che fa ridere, commuovere, che fa emozionare, che ti fa uscire dalla sala con un sapore buono in bocca e hai voglia di dirlo e di gridarlo al mondo. Quindi se andate a vedere questo film, secondo me ne resterete veramente entusiasti, perché è un film d'altri tempi, come le vecchie di Vittorio De Sica o di Peppino, di Totò, dove si rideva, ci si commuoveva, e la commedia, commedia bella, quella commedia dove andare a vedere un film e uscire con una domanda, con qualcosa di positivo che ti faceva avere speranza in questa vita, visto che tutti quanti ci parlano che non si può fare, non si può fare, non c'è speranza. E vaffanculo, con tutto rispetto, nel senso ne vale la pena secondo me. Quindi tutti al cinema a vedere come saltano i pesci. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa bella intervista, però prima mi dovresti svelare qualche news riguardo il tuo futuro. C'è qualcosa in cantiere? Sì, devo partire con una fiction, ma la stiamo chiudendo attualmente, quindi sto temporeggiando nel dirlo, e poi probabilmente a ottobre ci ritroverete sul set, perché ci sono altre storie in cantiere, quindi di nuovo un altro film, siamo molto molto contenti, quindi vedremo, work in progress, ci sentiremo sicuramente più avanti e ti farò sapere tutte quante le cose. Bene Simone, è un buon motivo per risentirci più avanti per parlare di questi tuoi nuovi progetti. Innanzitutto un grosso in bocca al lupo da tutta la redazione e ovviamente ci risentiremo più avanti. Un abbraccio Simone. Grazie mille, anche a voi.